Una distesa di terra arida come l'insensibilità di cui è capace l'uomo, filo spinato a perdita d'occhio dove troppe volte sono rimasti intrappolati i sogni di uomini e donne disperati e le rive del Rio Grande, il cui corso placido evoca la purificazione delle lacrime. L'ultimo appuntamento del Papa in Messico è stata la messa celebrata nell'area fieristica di Ciudad Juárez, a circa 80 metri dalla linea di frontiera internazionale tra Messico e Stati Uniti. Ai piedi di una croce, dinanzi a migliaia di persone da una parte e dall'altra del Rio Grande, il Pontefice ha sostato in preghiera, pensando non alle cifre del fenomeno migratorio forzato, ma ai volti, ai nomi, alle famiglie, uomini e donne che cercano solo una vita migliore, soprattutto i giovani, carne da macello, e finiscono poi drammaticamente schiavizzati, sequestrati, soggetti ad estorsione, oggetto di commercio del transito umano. Dinanzi a questa crisi umanitaria, a questa tragedia umana, Papa Bergoglio ha auspicato un cambiamento reale, una conversione perché non ci siano più morte e sfruttamento. Piangere per l'ingiustizia, piangere per il degrado, piangere per l'oppressione, ha detto, sono le lacrime che possono aprire la strada alla trasformazione, sono le lacrime che possono purificare lo sguardo e aiutare a vedere la spirale di peccato in cui molte volte si sta immersi. Al termine della celebrazione Papa Francesco ha ringraziato quanti in vario modo hanno partecipato all'organizzazione di questo pellegrinaggio. La notte ci può sembrare enorme e molto scura, ha detto, ma in questi giorni ho potuto constatare che in questo popolo esistono tante luci che annunciano speranza.